Ciao a tutti, bentornati sul canale. Guardate un po', mi è arrivata la prima spedizione a Shet con i numeri del grande Mazinga. Anche se in questa spedizione abbiamo i numeri che vanno dal 102 fino al 105, ma del grande Mazinga il 105 è il primo vero numero, perché gli altri tre sono destinati al montaggio della mano per Mazinga Z, che vedete lì sopra, per la Friendly Pose. Quindi chi di voi non ha Mazinga Z può iniziare dal numero 105 per il grande Mazinga, perché appunto i primi quattro numeri sono solo per la Friendly Pose, per la mano, una mano diversa di Mazinga Z. Quindi in questo video di oggi andiamo a leggere e ad aprire questi quattro fascicoli per vedere nel dettaglio cosa dobbiamo montare, e nel prossimo andiamo a creare tutto quanto insieme. Allora, iniziamo con il numero 102, che in realtà sarebbe il numero 2, mi raccomando, non ci confondiamo, perché 102 è per chi ha già fatto Mazinga Z, invece il numero 2 solo per chi dovesse fare solo questa nuova opera. Allora, andiamo a vedere, e qui abbiamo i pezzi per la seconda parte della mano per la posa speciale. Sarebbe la mano alternativa per Mazinga Z, che poi stringerà la mano al grande Mazinga. Allora, abbiamo tutti altri pezzi per ripartire da dove eravamo rimasti la volta precedente e costruire, diciamo, tutte le parti mancanti, fino ad arrivare qui a mettere il palmo interno. Quindi poi si va a mettere questo pezzo, scusate, non stavate vedendo, che serve per distanziare leggermente la mano dal polso. Dopodiché, quindi, si va ad avvitare tutto, si incollano queste parti. Vi ricordo, vi raccomando, di usare colle morbide in modo tale da non creare problemi di macchie, e diciamo si va a creare tutta la struttura della mano, arrivando poi anche alla costruzione del pollice, che si completa in questo modo e si incolla qui. Quindi si arriva a questo punto. Andiamo avanti aprendo il numero 103. Di fatto bisogna capire perché la mano mi sembra completa di Mazinga Z, la seconda mano. Quindi vediamo se qui c'è qualche altra cosa o se questa è già la mano del grande Mazinga. Vediamo un attimo. No, le mani per la posa speciale, quindi forse ci fanno fare anche l'altra. Vediamo un attimo. Allora, qui ha la mano destra, mentre questa qui che stavamo facendo, no, è sempre la mano destra, quindi non capisco quale altro pezzo. Forse sono due tipologie di mani diverse. Vediamo un attimo, Allora, la mano destra grande Mazinga parte prima, quindi con questa parte, vabbè, si arriva molto semplicemente a questo punto, quindi con la parte solo messa in questo modo. E adesso procediamo, andiamo a vedere sull'altro, sul numero successivo, per capire come ce la fanno completare. Quindi proseguiamo con il numero 104. Sì, quindi sono due mani, ben due mani. Io non avevo capito questa cosa, forse non l'hanno spiegata molto chiaramente. E infatti qui abbiamo le mani per la posa speciale parte 4, quindi ci sono gli altri pezzi, e si costruisce grosso modo nello stesso modo. Mi sembra tutto piuttosto lineare. Queste sono delle parti da incollare e vengono messi i pezzi qui sul... Ah, adesso ho capito, fermi tutti, ho capito, questa è la mano destra del grande Mazinga. Infatti mi sembrava di aver capito male, quindi con il numero con il numero 103 iniziamo la mano per la Friendly Pose del grande Mazinga. Quindi con il 102 finiamo la mano sinistra del grande Mazinga, e invece con il numero 103 e 104 facciamo la mano destra del grande Mazinga, in modo tale che poi possano fare la Friendly Pose. Adesso è tutto chiaro. Questo non era assolutamente spiegato bene, ma vedete, questo video di confusione più che altro per me serve per questo. Quindi andando avanti si completa, vedete, questa mano qui del grande Mazinga, che poi riuscirà a stringere quella di Mazinga Z. Ovviamente appena lo montiamo poi le proveremo.
Ok, invece con il numero 105 iniziamo il vero e proprio Mazinga, grande Mazinga, perché è vero che gli altri due numeri erano, diciamo, destinati ad una mano del grande Mazinga, ma sempre destinata alla friendly pose con Mazinga Z, quindi se non lo avete è un po' inutile. Allora, qui iniziamo a lavorare sul piede sinistro e ci sono questi semplici pezzettini che servono per costituire la base del piede e vi raccomando di munirvi di questo frenafiletti. Se volete vi lascio il link in descrizione in modo tale che potete acquistarlo in autonomia, perché questo tipo di vite qua tende a svitarsi, invece con il frenafiletti rimarrà in posizione. Ve lo dico per esperienza personale, perché se no siete sicuramente costretti prima o dopo a rismontare tutto e sistemare. Adesso è veramente chiaro, vedete a cosa servono questi video di analisi dei fascicoli? Io non avevo capito, pensavo che i quattro numeri fossero dedicati alla mano di Mazinga Z, invece due numeri sono dedicati alla mano alternativa del grande Mazinga, che serve appunto per fargli stringere la mano tra di loro, quindi ora è assolutamente molto chiaro. Mi sembrano dei passaggi molto semplici e mi raccomando, quando li incollerete nel montaggio non utilizzate l'attack, perché l'attack va a macchiare il metallo delle mani, quindi assolutamente poi si creano delle macchie e per toglierle ci vogliono solventi e tanti impicci e soprattutto tanto tempo e sicuramente si tende a rovinare il pezzo, quindi cercate di usare colle morbide anche se ci mettono di più, va bene anche la U oppure il Vinavil o qualsiasi colla a indurimento lento ma che non macchia. Detto ciò, a questo punto vi chiedo il solito pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!